Ok, negli uffici di corsi.it succedono spesso cose strane, ma questa oggi voglio condividerla con te. In pratica, abbiamo messo a punto un metodo per aiutare tutti i colleghi dell'ufficio a perdere peso, smettere di fumare, fare più spesso attività fisica, mangiare meglio e molto altro ancora. E il tutto in un colpo solo. E la cosa particolare è che il metodo che abbiamo ideato funziona davvero. E lo dico numeri alla mano. Prima di tutto probabilmente ti chiederai perché diavolo un'azienda dovrebbe fare una cosa del genere. Beh, il motivo è semplice. Noi di corsi.it crediamo che una persona per dare veramente il meglio di sé debba puntare prima di tutto ad una cosa, ovvero sentirsi bene con se stessa. E questo è vero non solo a livello mentale, è vero anche a livello di forma fisica e di abitudini personali. Sappiamo cioè che una persona che si sente a posto con il proprio fisico e le proprie abitudini molto probabilmente avrà una mente più pronta, un umore migliore e un impatto più positivo su clienti e colleghi. Insomma, in poche parole, aiuterà l'azienda a produrre di più e a impattare sulla vita degli altri, che alla fine è parte della mission di corsi.it. Dunque, per aiutare tutti a raggiungere i propri obiettivi in questo senso, ci siamo inventati una cosa chiamata FIG Challenge. Dove FIG Challenge, prima che ti fai strani film, che so a cosa stai pensando, soprattutto se sei un maschietto, beh, è semplicemente l'abbreviazione di Diventare Fighi Challenge. Ti spiego come funziona. Allora, si crea un bel cartellone con un obiettivo 8 o 12 settimane, come vedi foto allegata. Nel cartellone uno scrive nome e obiettivo, dove l'obiettivo può riguardare diversi aspetti. Ad esempio, può riguardare il perdere tot chili, per rimettersi in forma, o diminuire il numero di sigarette fumate, o invece aumentare il numero di volte che si va in palestra. Insomma, deve essere un obiettivo visibile e misurabile che riguarda abitudini o salute fisica. A quel punto si divide l'obiettivo per piccoli target settimanali e si scrivono sul cartellone. Fatto questo, ogni settimana, proprio stile alcolisti anonimi, ci riuniamo e ciascuno aggiorna il suo KPI o indicatore di performance sul cartellone. Quindi peso, numero sigarette fumate nella settimana e cose di questo tipo. E poi arriva il grande momento della verità, ovvero il momento in cui il moderatore, spesso un tizio particolarmente perfido, legge i risultati di tutti a voce alta facendo due cose specifiche. Uno, stimola l'applauso tipo stadio a chi è nella media per ottenere i suoi risultati. E due, chiede a chi è fuori media la fatidica domanda bastarda. Cioè, scusa, persona fuori media, vuoi spiegare ai tuoi colleghi perché non hai rispettato il target? A questo punto il mai capitato, naturalmente, confessa la scusa della settimana. E mentre la confessa, si rende conto di quanto fosse veramente solo una scusa. E naturalmente si impegna pubblicamente a non cascarci per la settimana dopo. Ecco, devi sapere che con questo metodo, benché convengo per te sia un po' barbaro, dall'altra parte però aiuta tantissimo a portare a casa in poche settimane risultati che magari uno è anni che stava inseguendo. Per questo motivo, se ti fa piacere, provalo anche tu e poi fammi sapere come va nei commenti. Ah, nel nostro caso ovviamente quando ci sono obiettivi relativi a diete o fumo, consigliamo sempre i corsi di corsi.it che danno ovviamente una grossa mano. In particolare riguardo il perdere peso ti suggerisco il protocollo dieta sonora, che c'è anche nel nostro cartellone infatti, che funziona davvero in modo potente. Alla prossima, da JL Marshall.